Diego Sarno, assessore di Michelino, componente di questa rete, ma ci entrerò dopo, ABC dei comuni. Per il conto del comune di Michelino, sono ormai qualche anno che seguo le vicende di SMAT. Parto da questo. A Michelino abbiamo approvato la delibera nel 2013, novembre 2013. Una delibera che venne proposta, una delibera di consiglio che venne proposta dall'allora partito SEL e insieme al PD come proposta di deliberazione. Questo lo cito perché sarà una delle conclusioni più problematiche che farò questa sera. Il tema dell'acqua bene comune è un tema sì politico, ma che non deve diventare partitico. Nel senso che la questione acqua bene comune, acqua bene pubblica in senso più largo possibile, è un tema che deve avere la capacità di aprire scenari diversi anche in momenti diversi. Nel 2013 erano 2 anni dal referendum e c'era una disponibilità, come dire, attenzione mediatica anche più utile nel provare a coinvolgere comuni di diversa estrazione politica. Oggi è molto più difficile. Oggi che sono passati molti anni e che tutti hanno molto chiaro in testa che SMAT funzioni bene, è ovvio che come sempre, il tema del cambiamento è un tema di difficile comprensione. Poi, se il cambiamento è un cambiamento poco efficace, è ancora peggio. Allora, questo lo dico come premessa, nel senso che i 37 comuni e di più che hanno proposto la delibera e che l'hanno approvata nel singolo consiglio comunale, oggi non sono 37 comuni che in assemblea SMAT fanno il diavolo a quattro per questa trasformazione. Cioè il tema che ci siano 37 comuni che dagli ultimi 10 anni, un po' meno, hanno approvato la delibera, non è che poi quando facciamo le discussioni in assemblea SMAT gli stessi 37 comuni intervengono tutti e quando si tratta di difendere quella posizione, quei 37 comuni difendono quella posizione. Per tante ragioni, perché l'amministrazione è cambiata, perché il colore politico è cambiato da una parte e dall'altra, no? Nel senso che non sono cambiate solo in alcune direzioni o altre. Allora, questo è un tema che quando abbiamo nominato sostanzialmente l'amministratore delegato e il presidente nuovi di SMAT, questa rete di acqua bene comuni, nel senso che si voleva mettere l'accento sugli enti pubblici, ha fatto l'intervento in assemblea e ha posto in assemblea un tema, e cioè l'obiettivo di quell'assemblea era di arrivare ad una votazione sull'amministratore sostanzialmente, cioè succedere l'amministratore e il presidente in maniera unanime, come segnale. Allora, quando noi siamo intervenuti abbiamo detto va bene, ma ad una almeno una condizione, cioè che questo CDA si prendesse il compito, appunto, come si stava dicendo, come Daniela stava dicendo, di mettere su carta dei dati attraverso i quali i soci di SMAT potessero finalmente avviare una discussione su dei numeri e quindi costruire una votazione utile alla trasformazione o meno. E abbiamo chiesto che fosse SMAT a farlo. Poi la sindaca Appendino ci aveva detto in quell'assemblea: no, sarà il comune di Torino a farlo. Poi, anche da un punto di vista di regolamento, è più coerente all'organizzazione di SMAT che sia la stessa SMAT a fare e a pagare quello studio. Quindi, ecco perché quando abbiamo fatto le ultime riunioni ci siamo detti che avremmo portato quella bozza di delibera in approvazione dando mandato al CDA di SMAT. Il tema però
è complesso, uno per la ragione che dicevo prima, e cioè non è questione politico-partitica, ma è questione di recuperare quei 37 comuni. Ci sono dei comuni, ripeto, che sono dentro al coordinamento ABC, che hanno approvato la deliberazione, che oggi sono molto più a favore del tenere Smart SPA che trasformarla. Perché alcune questioni che si pongono tra i comuni, che oggi purtroppo vince da un punto di vista di percezione, e che con il 90% rispetto alla votazione, essendo tutti soci enti pubblici, in particolare i comuni, e che quindi tutto questo pericolo della trasformazione, cioè dell'ingresso di soci privati, eccetera, 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 sia un tema assolutamente irrilevante, che è uno dei grandi temi che si pone all'attenzione, e che avere quella trasformazione produca un carico burocratico amministrativo di pesantezza che rischi di fare più danni che bene. Allora io oggi parto, e il coordinamento parte dalla convinzione, ce lo dicevamo al telefono con Mariangela solo ieri o l'altro ieri, che se anche avessimo la stessa qualità gestionale, avessimo qualche complicazione in più amministrativa nei comuni, ma la trasformazione potesse garantire maggiore tutela, come nella tutela dell'acqua pubblica, io sono e siamo totalmente a favore della trasformazione, nel senso che l'ente pubblico deve avere, e sarà questo uno degli interventi che faremo quando avvieremo il percorso, perché il percorso, scusate se faccio questa parentesi, ha rispetto a quella bozza di delibera che l'Appendino insieme ad alcuni altri comuni ha cercato di portare, cioè abbiamo cercato di portare nell'ultima assemblea, che dovrà andare a indagare alcuni criteri specifici, non generalmente, ma alcuni criteri specifici, e credo che chi è qui ha visto quella bozza di delibera girare, cioè vanno ad indagare tutta una serie di elementi, dall'aspetto finanziario all'aspetto economico all'aspetto gestionale all'aspetto della tutela rispetto al non ingresso di potenzialmente di privati nell'azienda. E quindi, nonostante potessimo anche avere qualche, come dicono qualcuno, qualche problema in più, problema nel senso qualche lavoro in più da fare, ma aumenterebbe la e potrebbe aumentare l'elemento della tutela, il pubblico ha il dovere di fare questo passaggio, nel senso che il pubblico ha un dovere di complicarsi la vita per maggiore tutela, e se no che pubblico sarebbe? Non sarebbe pubblico, sarebbe altro. Però questo sarà molto difficile, ripeto, perché anche quei 37 comuni oggi hanno difficoltà a dirsi a favore della trasformazione, alcuni di quei 37 comuni. Punto a capo. L'altro elemento è: chi sono i 2/3 esperti che fanno questo piano? Questo nell'ultima assemblea io ho cercato nell'intervento di ribadirlo, e cioè come li scegliamo? Chi sono? Quali sono i criteri? Perché non vorrei che o da una parte o dall'altra si producessero da un lato false aspettative e poi anche nomine sbagliate. Perché io lo dico con estrema chiarezza, l'ho detto anche pubblicamente in assemblea, un amministratore delegato nominato dalla città di Torino, che, come dire, la città di Torino formalmente è a favore della trasformazione, che quando esce la proposta di legge d'Aga, insieme al presidente Romano, fa quella lettera di comunicazione, dove dice che quella legge è, adesso lo taglio male, il male possibile, più o meno, perché poi adesso la dico per brevità, comunque mette molti dubbi rispetto alla legge, quindi molti dubbi rispetto alla trasformazione. Io questa cosa me l'aspetto da Romano, perché sappiamo che Romano ha una posizione chiara, punto. Non me lo sarei aspettato dall'amministratore delegato, perché quando abbiamo nominato l'amministratore delegato di nomina Torino, i comuni ABC hanno detto: oh raga, ci abbiamo un'interlocuzione in più, perché, detto chiaramente, fino, ecco perché non è una questione di partito, perché quando c'era Fassino il sottoscritto rompeva le balle a Fassino come le ha rotte quando l'Appendino chiedeva maggiore divisione sugli utili e maggiore ingresso nel bilancio comunale del Comune di Torino.
Per me non ci sono elementi. Quando io discuto con Avetta o quando io discuto col sindaco di Grugliasco, anche se sono del mio stesso partito, non me ne frega niente sul tema dell'acqua. Allora è ovvio che questo è un altro elemento problematico, perché se è il CDA che deve scegliere gli esperti, io vorrei tutelarmi e arrivare a febbraio-marzo che in quella bozza di delibera, oltre ai criteri di indagine dello studio, ci sia anche qualche elemento di tutela maggiore rispetto alla scelta, non lasciarlo libero alla scelta, o ai comuni, altri, o alla città di Torino. Ci dovremmo trovare un modo su questo, se il comitato ci vuole dare una mano, siamo assolutamente disponibili, dobbiamo trovare il modo per dare un'indicazione da questo punto di vista. Poi, il comune di Torino ha quelle quote, Nichelino c'ha il 2,4-2,5, quindi conta molto molto poco, è tra quei comuni che ha di più oltre Torino, quindi però contiamo oggettivamente pochissimo. Quindi, noi avevamo fatto quella proposta e meno male la stiamo portando a casa, ovviamente con l'aiuto dell'Appendino che ci deve dare da questo punto una mano ancora ulteriore e provare a spingere un po' di più. Però evidenzio questi due problemi qui e che sono, lo dico, lo ammetto con molta serenità, di difficile risoluzione. Cioè, io non so, il tema dei criteri sono stato io a richiedere che nei criteri ci fosse la valutazione della maggiore tutela rispetto all'ingresso potenziale di, come dire, soggetti privati, cioè quello per me è un criterio e quindi l'abbiamo chiesto come ABC che fosse messa nella bozza di delibera. Non so come fare rispetto agli esperti, questa è una domanda totalmente aperta e perché sarà di difficile comprensione, perché poi non vorrei che capitasse proprio il contrario, no? Nel senso che oggi se andiamo a votare in assemblea di smalti i numeri ci danno contro, oggi. Cioè, se io la prossima settimana andiamo in SMAT, in assemblea soci, e chiediamo, facciamo una delibera rispetto alla trasformazione, ad oggi mi sento di dire che perdiamo, mi sembra. Per convincere qualcuno in più, quello studio deve essere fatto bene. Che non vuol dire che deve essere, non sto dicendo che deve dimostrare per forza che la trasformazione è più efficace, ma deve essere fatto bene, perché deve togliere i dubbi. Cioè io lo dico, al comune di Legni, che è uno dei 37, deve togliere il dubbio, perché oggi il comune di Legni ha dei dubbi, anche se è stato uno di quelli che ha approvato la delibera, ok? Allora, su questo è importante, allora noi lavoreremo per dire che cosa faremo, lavoreremo e sentiremo la sindaca Appendino nel costruire nel miglior modo possibile quella bozza di delibera, nel capire nel miglior modo possibile come scegliere gli esperti di comprovata fama, eccetera, e poi come sempre dobbiamo provare da un lato a fare il lavoro istituzionale, dall'altro a fare il lavoro di pressione pubblica sociale che serve, perché poi quello è l'altro grande elemento, voi ce lo insegnate e ce lo siamo detti molte volte, io sono stato dall'inizio rispetto a questa battaglia, quindi come dire, so quanto conta la pressione che arriva da fuori. Però senza un'interlocuzione con le istituzioni e quindi con chi poi in SMAT vota è praticamente impossibile portare a casa il risultato. Questo per dirvi solo come lo stato dell'arte rispetto al coordinamento che vede, termino con questo, effettivamente 7-8 comuni che lavorano. Anche questo è un altro dramma, perché le amministrazioni hanno un sacco da fare, gli amministratori pubblici soprattutto nei piccoli comuni hanno un sacco da fare, quindi molte volte ti trovi con amministratori che ci avrebbero anche voglia, ma che immersi nella quotidianità dell'amministrazione pubblica, il tema di avere lo spazio con serenità di ragionare su queste cose e fare tutta una serie di passi diventa sempre più difficile oggettivamente. Quindi questo è un tema, ahi noi, di difficile gestione anche per le scarse risorse umane che abbiamo e che continuiamo ad avere anche su questo tema. Punto, direi. Okay. Grazie.